Benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, ho appena finito di fare il video della D10 Lite e ho riscontrato, come avete visto nel video, che ovviamente ho pubblicato già, che il trial lock della D10 Lite aveva un pelo di gioco. Allora, io ancora mi trovo in questa fase dove ho finito proprio il video della D10 Lite. La D10 Lite ha tagliato tutta questa roba qua, però a me risulta molto evidente un gioco del Triadlock. Allora, ho ripreso il mio 4 Max Scout e il mio SR1 e voglio vedere con gli stessi oggetti, con lo stesso materiale, vediamo se gli altri due fanno lo stesso difetto. Allora, la D10, il difetto l'abbiamo già visto nel video che già ho pubblicato e fa questo rumore che si sente. Il gioco del Triadlock. Adesso andiamo a provare l'SR1 Lite, che è senza liner di rinforzo, quindi teoricamente dovrebbe essere anche più debole di un coltello che ha i liner. Vediamo se questo qui fa il rumore. Gioco del blocco. Nessun rumore. Taglia in modo impeccabile, ma è granitico. Nessun rumore, nessun gioco. Nemmeno con il tessuto molto spesso ha il gioco. Perfetto. Adesso andiamo a provare il 4 Max Scout. Proviamo sempre con la corda. Nessun gioco. Anche lui granitico. Perfetto. Non sento nessun tipo di gioco nel blocco. Invece nella D10, come faccio vedere, c'è un gioco abbastanza evidente. Allora, come devo considerare questo qui? Un difetto di costruzione? Posso andare dal rivenditore a rivendicare questo difetto? Non lo so se posso farlo, onestamente, perché la lama così non si muove, così non si muove, si muove soltanto sotto sforzo. Quindi, movendo sotto sforzo vuol dire che ci sta un difetto di costruzione o di assemblaggio del Triadlock. Si può considerare difetto diciamo, per rendere il coltello e averne uno nuovo, o avere il resto comunque sia per prendere un altro coltello? Questo non lo so. Comunque sia, la D10 Lite mi ha deluso moltissimo. Magari se qualcuno di voi mi può dare qualche riscontro, qualche consiglio, se mi posso magari rivolgere al rivenditore o altro. Questo è tutto ragazzi, un saluto ai miei iscritti che mi guardano e fatemi sapere qualcosa. Alla prossima!